Nasce anche a Messina il presidio di Libera, l'associazione che avrà il compito di coordinare le tante anime dell'antimafia già presenti sul territorio. All'incontro hanno partecipato autorità e testimoni nella lotta contro la criminalità insieme a tanti ragazzi delle scuole. Libera a Messina, questo presidio è costituito da tante associazioni, da tante scuole che già sono delle importantissime sentinelle, dei presidi di per sé contro la mafia e contro la corruzione. Qui noi le mettiamo insieme, semplicemente insieme, e facciamo questo concerto jazz, quest'orchestra a più fiati, dove quello che conta è il progetto comune. E il progetto comune di Libera Messina punta soprattutto a stare vicini agli ultimi, soprattutto vicini a chi ha bisogno, alla gente che ha perso la speranza, e stare soprattutto accanto ai giovani che non possono più prendere il traghetto. C'era anche Gianluca Manca, il fratello di Attilio, famiglie che cercano ancora verità e giustizia. Noi non abbiamo perso la fiducia nello Stato, noi abbiamo perso la fiducia nelle persone o in alcune persone che rappresentano lo Stato. Noi abbiamo piena fiducia nei riguardi delle istituzioni, purtroppo però le istituzioni, quindi anche lo Stato, viene talvolta rappresentato da persone indecorose, indignitose a rappresentarle, perché sono persone e le persone, come tutti sappiamo, possono essere oneste o disoneste. Non sono mancati momenti di forte emozione nel ripercorrere le storie delle vittime di mafia. Il presidio è stato intitolato a Nino e Ida Agostino, l'agente di polizia ucciso con la moglie il 5 agosto del 1989, appena un mese e mezzo dopo aver sventato l'attentato all'Addaura contro il giudice Falcone. Da quel giorno il padre Vincenzo ha deciso di non tagliare più barba e capelli. Lo farà soltanto quando avrà ricevuto giustizia. Dopo 21 anni il caso, bollato come segreto di Stato, è rimasto irrisolto. È stato un pezzo dello Stato, quello malato, ad aver ucciso suo figlio? Sì, proprio lo Stato, quel pezzo malato, quelle mele marce che hanno tradito mio figlio. Hanno tradito mio figlio, quei mele marce. Quelle vendute persino comandante di presidi, comandante commissario. A Nino Agostino il comune di Messina ha appena deciso di intitolare una strada.